Ciao bambini! Questo è il primo di quattro video in cui proverò ad insegnarvi a cantare e suonare il brano Ponti d'Italia. In questa e nelle prossime puntate impareremo a memorizzare una filastrocca spiritosa sui ponti italiani, ad eseguire semplici melodie con il flauto dolce soprano e a conoscere con l'aiuto degli insegnanti ben 18 strumenti che si possono studiare alla Scuola di Musica Vivaldi di Bolzano. Partiamo dalla filastrocca. Nel repertorio di canzoni e filastrocche per l'infanzia italiano ed europeo troviamo molti brani dedicati a ponti famosi. Sicuramente ne conoscete uno anche voi. Io ho scelto questo. Sotto il ponte di Verona c'è una vecchia... Ho modificato un po' il testo, così. Sotto il ponte di Verona c'è una vecchia brontolona che rammenda le mutande, un, due, tre, pronti via. Provate a ripetere insieme a me. Sotto il ponte di Verona c'è una vecchia brontolona che rammenda le mutande, un, due, tre, pronti via. Provate da soli. Adesso cominciamo a conoscere alcuni strumenti musicali. Sentiremo dei brani famosi suonati dagli insegnanti della scuola di musica. Ci sarebbero tante cose da raccontare per ciascuno strumento, ma per il momento guardiamo, ascoltiamo e impariamo a riconoscerli per come si presentano e per il loro particolare timbro. In questa puntata impariamo a conoscere la famiglia degli archi, che fa parte degli strumenti a corda. Le insegnanti Claudia e Monica ci fanno ascoltare due brani con il violino, mentre Andrea ci suona qualcosa con la viola. Chissà se riconoscerete queste musiche famose. Ciao bambini, lo sapete, vero, che il violino è uno strumento magico? Ciao bambini, ciao a tutti, anche i genitori. Bene, vi suonerò ora un brano con il violino, è un brano famoso e quando ci rivedremo, e spero molto presto, mi dovrete dire cosa avrò suonato. Buongiorno bambini, io sono Andrea, vi ricordate di me? Questa è la viola, è un po' più grande del violino, la vedete? Suona così. Ora ripassiamo due note con il flauto dolce soprano, che sicuramente conoscete. Il La e il Sol.
Ripetete dopo di me solo con la voce e coprendo i fori corrispondenti. La, la, sol, sol, sol. Bene, e adesso? La, 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 sol, sol, sol. Bene, mettiamo le due frasi insieme. La, la, sol, sol, sol. La, 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 sol, sol, sol. Ce l'avete fatta? Bene. Ora proviamo a suonare. Non dimenticate di chiudere bene i fori e non dimenticate il colpo di lingua. Tu 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 tu. Per articolare bene la frase musicale. Prima ve lo faccio sentire io e poi vi chiedo di ripetere. 1, 2, 3, pronti, via! Tocca a voi, attenti al via. 1, 2, 3, pronti, via. Ancora una volta per sicurezza. Io non suono, suonate voi. 1, 2, 3, pronti, via. Facile, vero? Questa è la prima voce dello stacco che dovremo eseguire 4 volte nel brano. Ora ascoltiamo due brani famosi suonati con il violoncello dagli insegnanti Elena e Francesco. Ciao carissimi, sono Elena. Vi ricordate del violoncello? Possiamo suonare con l'archetto, ma anche pizzicato, suoni gravi, ma anche acuti, come nella melodia del cigno. Bambini, buongiorno. Questo, non so se vi ricordate, è il violoncello e suona così. Cominciamo ad imparare ad eseguire con il flauto l'inno nazionale italiano di Mameli. Ne impariamo solo una parte, suddivisa in 3 frasi. Oggi impariamo la prima. La prima volta solo con la voce e muovendo le dita sul flauto. Prima io e poi voi. Re, re, mi, re, si, si, do, si. Fino qui. Un'altra volta. Ci siete riusciti? No? È normale, bisogna esercitarsi. Riproviamo. Intanto ascoltiamo gli ultimi due brani suonati dagli insegnanti Andrea e Stefano con lo strumento d'arco più grande che produce i suoni più acuti o gravi. Indovinate un po'. Ciao, vi ricordate il contrabbasso? Si suona così.
bambini e bambine, spero stiate tutti bene. Ve lo ricordate il contrabbasso? Vi sono piaciuti gli strumenti d'arco? Li avete mai sentiti suonare tutti insieme in una grande orchestra sinfonica? No? Vabbè, siamo pronti a suonare insieme agli insegnanti. Attenzione, si comincia con la prima frase dell'inno di Mameli. Re, re, mi, re, si, si, do, si. Sempre dopo tre click che ci danno il tempo del brano. Click, click, click. Avete capito? Poi recitiamo la strofa del Ponte di Verona seguita dallo stacco. La la sol sol sol, la 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 sol sol sol. E ripeteremo la strofa seguita dallo stacco ancora per tre volte. E appena terminato l'ultimo stacco, attacchiamo subito di nuovo con l'inno di Mameli. Avete capito? Vabbè. La prima volta vi servirà per capire bene la struttura del brano, ma sono sicuro che se vi eserciterete e lo ripeterete alcune volte, ci riuscirete. Filastrocca. Sotto il ponte di Verona c'è una vecchia brontolona che rammenta le mutande. 2, 3, pronti, via! Sotto il ponte di Verona c'è una vecchia brontolona che rammenta le mutande. 2, 3, pronti, via! Yeah.